avvocato al termine di una discussione in cui ci sono due ricostruzioni praticamente opposte, la sua e quella del PM. Voi avete chiesto che vengano tolte tutte le aggravanti dell'omicidio di Sartori. Sì, noi riteniamo che le aggravanti non sussistano e per le ragioni che sono state appunto illustrate poc'anzi. Perché Sartori ha ucciso la moglie? Sartori ha compiuto questo gesto nell'intento di chiudere, di concludere una vita di sofferenza per sé e per la moglie. E il cane? Il cane faceva parte della famiglia, quindi l'intento era quello di chiudere completamente, di chiudere una sorta di cerchio di cui facevano parte la moglie, il cane e il Sartori medesimo. Il Sartori ha tentato il suicidio, quindi voleva concludere appunto la propria esistenza, voleva porre fine ad una situazione che per lui era diventata intollerabile. Per quanto riguarda l'omicidio, cioè per quanto riguarda sì l'omicidio, lei ha chiesto che non vengano considerate le cinque aggravanti del PM e ha chiesto anche la diminuente dell'infermità, non seminfermità mentale, ma infermità totale, secondo lei. No, per il vizio parziale, io ho chiesto che venga riconosciuta la diminuente per il vizio di mente riconosciuto da imperizia. Beh, Mentre le cinque aggravanti le ha contestate tutte, giusto? sì, le contestate tutte. Lei ha incontrato recentemente Sartori, comunque un uomo anziano, in questo momento in carcere, come sta? Ma compatibilmente con le condizioni carcerarie, un uomo di 82 anni che si trova appunto ristretto in carcere da oltre un anno, comunque sta discretamente bene, compatibilmente appunto con queste condizioni. Per il cane invece lei a cosa che ha chiesto? La soluzione, perché con la formula poi che riterrà il collegio. È la soluzione perché? Perché noi riteniamo che, contrariamente a quanto sostenuto in capo di imputazione, che il gesto non fu compiuto senza un motivo e con crudeltà. Non vi fu una crudeltà particolare, nel senso che certamente è stata cagionata la morte, ma senza una crudeltà ulteriore rispetto a quello che è l'atto lesivo in sé, e comunque vi fu una necessità, che la necessità fu proprio quella di evitare anche al cane ulteriori sofferenze, la sofferenza della perdita dei padroni.